Ehi da ciurma, io sono Mazzu Tess e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Imperator Rome. Allora, ho una barba cattivissima e troppo folta, ma me la farò più tardi. Non c'entrava nulla. Allora, niente, i nostri piani erano quelli per invadere questa zona qua e diventare i padroni del mondo. Avevamo visto che qui... è in guerra con qualcuno? Scusate, la... Ah, no, aspetta, forse sono due... Sono due stati diversi. Sì, questa roba qua è la Taulantia. L'altra è la Oxuatoia. La Taulantia invece è in pace con tutti. Ha un casus belli, ma. Ah, è in guerra con la rivolta di Frigia. Ma la rivolta di Frigia non c'entra un Kaiser qua. Dove è la rivolta di Frigia? Non ci confina neanche. È alleata con la Macedonia? La Taulanzi, ma siete scemi? Perché dovrei essere alleati? Cioè, scusa un attimo, sono vicini. Se sono alleati, allora potrebbe essere un problema, perché hanno libero accesso ai territori della Macedonia e potrebbero arrivare con le loro 17.000 coorti. Un altro 20.000 uomini non mi farebbero male, effettivamente, da reclutare. Anche se fare un triplice sbarco, allora 20.000 lanciarli qua, 20.000 sbarcarli qua e 20.000 buttarli a Tebe. E appena riesco a liberarmi, questa sarà una battaglia mica da ridere. E appena riesco a liberarmi, qua converrebbe arrivare da Messenia, dalla Messenia, passare di qua e prenderli qua. Tenere questi fin tanto che possibile. Qua con le navi sbarco 20.000 qua a Tebe. E quando gli altri sono sbarcati faccio passare questi in là. Così nel mentre dovrei aver picchiato questi con questi 20.000. Sì, però mi servono altri 20.000 uomini, più che altro perché così almeno quando poi ho spazzato e arriveranno i 17.000 ho abbastanza truppe per potermi occupare di quelli senza troppi problemi. Il fatto è che per 20.000 ho bisogno di creare un'armata così ex novo. E dove la facciamo un'armata ex novo? La facciamo qua, ovvio. Non così tanto ovvio in realtà. No, beh, direi di farla là più che altro per rapidità. Poi mettiamo qua a fare 5.000 di fanteria pesante. Come lo facciamo? Allora, che composizione facciamo? È vero che non abbiamo tantissimo di manpower, però abbiamo assolutamente bisogno di truppe. E oh, vabbè, 40.000, ci accontenteremo di 40.000. Oh, i cammelli vanno male contro la infanteria pesante e la cavalleria pesante. Riusciamo a sapere la composizione del loro esercito? No, perché i Ledger l'hanno implementato in una patch successiva. Noi stiamo ancora giocando con la versione base. Non lo so se mi conviene, perché potrebbero avere... No, però possiamo vedere che risorse hanno. No, non trade route, map mode. Quella è quella che mi dice questo. Trade goods. Allora, perché qua cosa hanno? Hanno olive. Vabbè. Qua non c'è del ferro. Qua non c'è del ferro. Loro hanno del ferro, molto probabilmente, tutta sta roba qua. O ce l'hanno, non importa. È verosimile che abbiano delle armate pesanti loro. Mentre per loro penso di no. Potrei effettivamente prendere dei dromedari, mandare dei dromedari. No, volevo questo. Però costano anche parecchio. Sono forti contro gli arcieri. E la fanteria leggera. Dai, un paio li faccio. Allora, due cammelli. Mi restano 18.000 da fare. I carri sono scarsi quasi quanto tutto. Contro tutto.
Gli Etairoi sono i cavalleria pesante. Heavy cavalry. Sì. E sono forti contro tutto tranne la fanteria pesante, che non dovrebbero avere. Quindi direi che un paio di cavalli pesanti li faccio. E siamo a qua, ma facciamo tre cavalli pesanti, dai. Costano un sacco però. No, facciamo due. Due, due, due. No, beh, dai. Facciamo tre. Ah, cinque di fanteria pesante. Quattro, cinque. E siamo a 10. Gli elefanti non ce li ho, anche volendo. Gli altri farei metà arcieri e metà fanteria leggera. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 arcieri e... Questi sono scarsi un po' contro tutto, però in realtà. Mi conviene metterli lo stesso. Vero che costano meno, però. Fare 5 di fanteria pesante in più, dai. 1, 2, 3, 4. E 5. Vado così, spenderemo un po', ma per ora di ingressi ne abbiamo abbastanza. Speriamo di non andare in deficit per sta scelta qua. E poi tra l'altro però dovremmo aver bisogno di qualcuno a comandare per bene. Cos'è che vuole? Papiro. No, per ora no. Se poi avessimo bisogno di soldi, vedremo. Chi è che manca di comandante? Al quarto Stratos. Che era quello che è andato alle Olimpiadi, che mi sa che non è mai tornato. Però ne metterei uno non... Cioè, ho solo dei generali schifosi? Ah, non può essere comandante perché è un cittadino straniero. Porca miseria, ma non c'è una legge per cui posso dire... Military reform. Ma allora, scusate un attimo, posso magari in qualche modo farli diventare egiziani? Iperbatas didit. Questo, vediamo un attimo, poi vabbè, magari un altro. Granted citizenship status, ok. Guadagna 5 di lealtà e noi perdiamo 5 di popolarità. E i Didi diventano una famiglia importante in Egitto. Potrebbe essere una buona idea. Allora, dobbiamo dare della cittadinanza a qualcuno. Allora, qua ne abbiamo uno da 10, per esempio, che non è neanche... Troppo a corruzione, però è, oh, è molto potente questo. No, questo lo voglio. Questo lo voglio anche se corrotto. Mi costerà di più, ma vabbè. Aristogitone. E Nicodemus Stachis, che voglio. Xenonid e Takis. Allora, vediamo un attimo. Posso aprire l'altro senza chiudere tutto? No. Allora, uno era di livello 10. Aristogitone, eccolo.
È lui, vero? Quello che è corrotto e tutte queste cose. Allora, diamogli la cittadinanza. Tutto bene, non ha figli né niente, quindi vabbè. È vecchio, scusatemi. Quanti anni ha? 55 anni, mi sa che non dura neanche tantissimo. Gli facciamo fare la campagna di Grecia e poi lo mandiamo a casa. E Nicodemus Takis. Quanti anni ha? Neanche 52. E se prendessimo lui invece? Pated. Che 8. Anche là, cioè, solo, sono tutti morti. Questo è un ricercatore, vabbè. È un cittadino straniero, appunto. Però diciamo che gli diamo la cittadinanza. Prendiamo un po' di. Ah, chi è che perde popolarità? Noi. E guadagna 5 di realtà. Sì. Ok, allora per il quarto strato smettiamo il tizio da 8 che abbiamo appena preso. Questo Pated. Che mi piace parecchio. Poi per la nuova armata mettiamo quello da 10 che si occuperà dello sbarco. O forse no. Cosa facciamo? Sì, direi che è meglio mandare quello da 10 nello sbarco là perché sarà molto difficile. Qua un 7 contro un 10 potrebbe ancora cavarsela. Là avrà il malus dello sbarco delle truppe che sarà molto incasinato da gestire. Direi che mi conviene prendere il generale da 10 per lo sbarco perché sarà davvero molto impegnativo. Allora, ripigliatevi un po' di manpower qua perché siamo messi un po' male. E non abbiamo neanche così tanti soldi da poter dire spendiamo tutto. Allora, 1 e 2, andate qua ad Alessandria. Questi 20.000 già vanno trasportati, scusate, mettiamoli qua. Questi 20.000. 1, 2, 3, 4 e 5 vanno qua, che sono la, gli arcieri. Ok, qua ci sono la fanteria pesante che andiamo a raggruppare là. Oh, anche i cavalieri sono risorti qua. Cioè, risorti sono spawnati, sono stati creati. Dov'è l'ultimo? Beh, non erano tre i cavalieri. Mi sti parire solo. Ma forse uno l'aveva già creato da Alessandria, può darsi. 8, sì, e 2, 10. E poi ci sono i 10 la Creta. Si stanno riunendo in questo momento. Dai. Ok, oh, cos'è che abbiamo? Non abbiamo un Arcigran Mateus. Mettiamo lui. Mettiamo lui, Narvid. Ah, Narvid, ottimo, era quello che era scornato. Vestiti, no, abbiamo detto di no l'altra volta. Ci sono un sacco di armate senza comandanti, ma perché sono tutte quelle sfuse. Ma qua intanto mettiamo il nostro mega capo qua, Aristogitone. Allora, andate là. Ok, nave vai qua. Sì, mi sa che questi li sposto qua. L'altro generale che ho lì, di quanti. Che livello è? È un livello 6, no, il livello 6 mi conviene forse per Tebe. A sto punto. Mi conviene tenerlo per Tebe.
Sì, dei personaggi sleali, ma magari riusciamo anche ad arrivare a 50.000 prima di dichiarare guerra. Ah, qua abbiamo la seconda armata. Però comunque non ci consente di fare una... Oh, mi è nata una figlia. Oh, per fortuna, se no non avevo eredi. Porca miseria, Antigone è una donna, è una femmina, però. Mia moglie quanti anni ha? 36, mannaggia, sembra vecchissima. No, vabbè, voi unitevi. Però le navi qua. Le voglio qua. Vabbè, anche qua è uguale, credo. Dovrebbe andare bene uguale. Stupido, potevo prendere quei 12.000 per mandare. Avrei velocizzato il discorso. Ma vabbè, tanto prendere tempo non è un problema ora come ora, perché se prendiamo tempo. Guadagniamo 2.000 di manpower. Ah, ok. Perché c'era poco lavoro nelle campagne, quindi sono andati via. Allora, appena quelli arrivano giù, che sarà il 19 agosto, 18, 19, allora voi andate in là. Ma allora, direi che 12 navette posso anche tenerle fisse, queste 12 qua. No, porca miseria, adesso i barbari ci volevano. Li mando qua per vedere che cavolo succede. Che non si sa mai. Allora, questi 10.000, come cavolo li fermo? Su questi 22.000 qua che devono fare marce forzate. Dove stanno andando? Ah. Catatri. Oddio, Catafri è dai nostri vassalli. Beh, noi andiamo intanto, non si sa mai. No, una cosa che volevo vedere che effettivamente stavo pensando l'altro giorno è... No. Scusate, voglio le informazioni sull'Egitto, ok. I nostri vassalli chi sono? Andros... Kos... Andros... Scusatemi, eh. No, facciamo... Diplomacy. Questo è Andros e cos'è qua? Ok. In questo momento non mi conviene di annetterli. Tengo ancora come vassalli che mi è più comodo. Però in futuro dobbiamo ricordarcene comunque che sono nostri vassalli là. Ah, qua abbiamo mandato i 20.000 da 10. Cioè col generale 10. Loro cosa che hanno? Hanno cavalleria leggera, cioè fanteria leggera, non dovrebbe essere tipo un problema. Olive va bene, dai. Non so perché mi chiedono delle olive, visto che c'è il mezzo mondo che produce olive qua, ma vabbè. E abbiamo quasi fatto comunque altri 10.000 di manpower mentre così facciamo questi spostamenti. Anni, ma no, cioè è un po' vecchino. Mi sembra granché in forma. Allora, potremmo... Ha delle navi, scusate, che noi sappiamo questo. No, non ha navi. Allora, facciamo una cosa. Facciamo. Posso dirgli. Vabbè, gli dico di ciclare un attimo, poi vediamo un attimo cosa fare. Vestiti. No, i vestiti avevano detto di no. Per caso è arrivata giù la barchetta? No, quasi.
E invece i barbari che cavolo stanno facendo qua giù? Stanno uccidendo i nostri vassalli, porca miseria. E oh, più veloci di così non si riesce. È che c'è davvero parecchio spazio da percorrere. E non posso avere neanche 10.000 armate sempre pronte sopra questi barbari. Allora, questi qua li portiamo. Portiamoli qua e siamo già pronti per l'invasione, eh? Direi di sì. Noi abbiamo il claim su questo, vero? Cover action, il claim ce l'abbiamo già. Ok, non so se avere il claim ci fa pagare di meno. No, ma non dobbiamo convertirle qua come Europa Universalis, quindi GG. Ci basta il claim per dichiarare guerra su quello. No, andate fin là perché vorrei solo togliermi dai piedi questi barbari prima che mi rompano troppo. Perché se mi uccidono del tutto l'alleato qua. Cioè non ha più truppe. Meglio. Dai, se vi muovete magari, cioè le navi sono già arrivate probabilmente. Però vorrei prima occuparmi dei barbari qua. Dai, muovetevi, porca miseria. Con le forze di marcia comunque ci stiamo mettendo una vita. E abbiamo perso un sacco di manpower. Ah, ok, non è più depresso, buono. Qualche notizia positiva da ogni tanto. Ma è possibile che ci metta un mese per fare un piccolo pezzo di deserto? Dai. Ci ho perso quante migliaia di uomini. Mila uomini per andare a picchiare questi cavolo di stupidi affari. Dai che li pinziamo. Dove stanno andando? A Firke e noi li precediamo. Ok, per me ci ha dato 81 monete. E tornate qua. Cammelli. Da carga. Carga. Allora, vediamo un attimo. Vedete, il soprusso di cammelli ci dà supply limit più 2,5. No, 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 no. Supply limit in sta zona qua mi serve davvero parecchio. Che già ci prende un attrito incredibile tutte le volte. Allora, qua abbiamo perso un bel po' di gente per. Allora, scusa, se noi li sbarchiamo là. Mi sembra una buona mossa, così si ripigliano un attimo, perché sennò prendo attrito da una parte e dall'altra. Allora, ripassiamo un attimo. Questi da 7 vanno in qua, fin dato che questi sono qua. Quelli sbarcano là, accanto, per poi andare a picchiare i 4.000. E che sono tra l'altro 3 di fanteria leggera e un arciere. Ok, questi sono tutti leggeri. Quindi con le nostre armate pesanti dovremmo avere abbastanza vita facile. Allora, loro sono. Vediamo un attimo quella che è migliore per noi. Questo è 62%. Dovrebbe andare buono.
No, io direi che terrei la falange per questa, per la composizione attuale. Questa metterei che cosa? Bottleneck. Va bene. E questo mettiamo falange, che è un 76%. Navi non hanno le strategie, no? No. Questi stanno tornando a casa, eh? Sì, molto lentamente. Vabbè, facciamo che dichiariamo guerra a questo punto. Vabbè, oh, sono passati 25 minuti. Ci vediamo al prossimo episodio. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto e lasciare un commento qua sotto. Ci vediamo nel prossimo episodio con la guerra di Grecia. Ciao a tutti!